Da stamattina presto la folla ha preso d'assalto il porto di Saint-Malo. Curiosi, amatori di sport estremi, delle regate d'altura in solitario hanno affollato la banchina. Sono venuto qui per vedere la preparazione delle regate, è fantastico. È mostruoso, vorrei proprio vedere come fanno a salire lassù all'albero, si può cadere e farsi anche male. 80 skipper tenteranno di attraversare l'Atlantico quanto più velocemente possibile. In questa edizione della Rude Room 2010 vorranno battere i record di traversata su barche di ieri e di oggi e di varie misure presenti in panchina. Sidney Gavignier, lo skipper di Oman Air, la barca più grande presente qui, a prescindere dalla categoria, da una settimana dalla partenza dice: credo che in generale per la vela sia una grande occasione, dove si incontrano grandi skipper ed amatori, che regatano insieme su svariati tipi di barche, si può entrare nella storia della vela qui. Giusto appunto andiamo a trovare il più anziano skipper iscritto a questa corsa, Bertrand Quintin, su Côte d'Or 2, la categoria delle ultime. Voilà la photo d'Eric, comme ça il navigue un peu avec moi. Côte d'Or 2, mitico gigante e precursore di molte innovazioni tecniche degli anni passati, secondo con il famoso Taverly. Ho carteggiato tutto lo scafo, sopra e anche sotto. Ho oleato i winch, cambiato le scotte, le drizze. È una barca abbastanza moderna, ai foil. Ho controllato anche quelli. È una buona barca, una buona barca. Charlie Capel, skipper di altro tono, ha navigato intorno al mondo su altre barche, ha dovuto abbandonare nella scorsa edizione ed è agguerrito più che mai e voglioso di essere alla barra. È inimmaginabile cosa si prova stando al timone e navigando in condizioni meteo particolarissime. È un test per tutta l'attrezzatura e la barca, quindi è interessante sapere come risponde tutto quanto. La tecnologia serve fino ad un certo punto, poi c'è la componente umana. Più si va avanti nella gara e più è importante questa è tecnica. La strada per Pointe-à-Pitre si presenta con una lunga rotta e non è detto che una rotta diretta sia la più veloce. È questo lo scenario di questa Transat.